Massimo Parri, direttore commerciale di Request Multimedia. Io ho il piacere di presentarvi la linea dei prodotti Empire per quanto riguarda il segmento dei tablet. Noi al nostro interno della gamma prodotti abbiamo due tablet, uno disponibile sin da subito sempre con la versione Windows 7 e in arrivo per settembre un prodotto che invece avrà disponibile chiaramente la nuova versione di Windows, quindi la versione Windows 8 che nasce appositamente proprio per il mondo touch. Sono due prodotti separati e distinti, uno è un prodotto con 11 pollici e 6, abbiamo fatto questa scelta di andare su un segmento di un polliciaggio diverso dai tablet che oggi hanno la maggior parte della diffusione, quindi un 9 pollici 8, perché crediamo che si possa approcciare alcune soluzioni, chiaramente per chi ha la necessità di utilizzare il prodotto con la piattaforma Windows e abbia la necessità di un video decisamente superiore rispetto a quello che posso oggi trovare sul mercato. Un rapporto qualità-prezzo interessante. Il nuovo prodotto che invece ho modo di farvi vedere oggi in anteprima è anche questo invece un 9 pollici 7 e come potete vedere ha uno schermo capacitivo e si presenta a livello di look così molto molto accattivante. Abbiamo fatto una scelta di puntare sul nero proprio e in virtù del fatto che crediamo che questi prodotti con a bordo Windows potranno ritrovare un buon riscontro in tutto quel mercato che Microsoft probabilmente fino ad oggi, non avendo una piattaforma per il mondo dei tablet, poteva approcciare e probabilmente cercherà di riequilibrare le quote di mercato che oggi sono sicuramente a vantaggio del mondo OS. Avrà modo di portare un prodotto Tegra e quindi processore Tegra, stiamo valutando con Microsoft la possibilità di installare il sistema operativo, perché dovete sapere che il Tegra con Windows non è proprio una cosa che oggi riesce a combaciare molto, quindi probabilmente la piattaforma sarà quella di un Atom, quindi l'evoluzione dual core del 2007 e avrà 2 giga di memoria RAM e 32 di SSD. Questo per quanto riguarda, ha la possibilità della connessione 3G, uscite USB, possibilità di avere la dock station, quindi tastiera, il tablet sulla versione Windows 7, a breve la versione Windows 8, punti di forza le uscite USB, la possibilità di collegarlo a un monitor HDMI, quindi uscita mini HDMI, un SIM, la dock station, SSD da 32 e un Atom 2007 a bordo, quindi già la versione dual core. Che dire, prezzo end user 499, è un prodotto che si va a collocare all'interno del segmento di tutti quei modelli Windows che permettono alle piccole e medie imprese di avere anche loro una soluzione con un device tablet basato sulla piattaforma di Microsoft.